Cuneo, si avvicina la terza giornata del campionato di Serie B maschile di volley. Cuneo che affronterà Asti dopo le prime due vittorie, nelle prime due partite. Siamo in compagnia di Dario Coscione per avvicinarci a questa partita. Allora Daniel, iniziamo facendo un passo indietro. La scorsa settimana e a queste prime due partite di campionato avete battuto Ongina e Sant'Anna, direi che si sono viste ottime cose, soprattutto due vittorie che danno tanta tanta fiducia nei vostri mezzi. Sì, siamo partiti decisamente bene, forse anche contro pronostico, abbiamo ottenuto due belle vittorie, siamo stati bravi a comunque imprimere il nostro gioco, non credo di aver rubato niente agli avversari, e quindi sono arrivati questi sei punti, li prendiamo molto volentieri. E ora dovremmo essere bravi a non montarci tanto la testa e pensare partita dopo partita a ogni singolo avversario per cercare di portare punti a casa. Ecco, rispetto ad Ongina, che partita è stata quella di San Mauro Torinese, ne abbiamo parlato con coach Berren in settimana, l'insidia trasferta e poi l'insidia di un infortunio nel riscaldamento che qualcosina ha dovuto cambiare, perché avete comunque dovuto inserire così a moi all'ultimo minuto e quindi provare soluzioni che non avevate provato in allenamento, quindi due insidie importanti. Sì, purtroppo Risto si è fatto male durante il riscaldamento, però Flavio Amoà l'ha ben sostituito, ha fatto una grande partita e quindi dai, è andata bene così e speriamo che Risto si riprenda, e se non si riprende sono convinto che chi lo sostituirà darà la propria mano alla squadra. Ecco, a livello di prestazione è stata in linea con quella di Ongina o siete riusciti anche a migliorare quello che avete fatto vedere nella prima giornata? Ma secondo me più o meno è stata simile, a parte il terzo set dove abbiamo perso e abbiamo fatto un sacco di errori, anche a volte stupidi, però negli altri set siamo riusciti con battute muro a tenere gli avversari lontani e quindi a vincere anche abbastanza agevolmente. Ecco, questo terzo set è stato passaggio a vuoto che comunque può anche starci, considerando che siamo a inizio stagione e ovviamente la lucidità e la tenuta non può essere sempre costante nell'arco di tutta la partita, quindi ci può stare, anche se sarebbe meglio. Sì, sì, ci stiamo lavorando per migliorare questo aspetto, però probabilmente le tensioni della partita sono diverse, quindi durante la settimana non si possono provare tutte le varie situazioni, però sia contro Ongina che contro San Mauro siamo poi stati bravi a riprenderci, esatto, nel quarto set a chiudere la partita. E adesso domenica questa partita contro Asti che ha iniziato così la propria stagione, non ha neanche avuto un calendario facile e questa terza partita per loro è ulteriormente difficile. Che insidi nasconde questa gara per quello che puoi conoscere Asti, e soprattutto considerando che, ricordiamolo, non giocherete al Par della Banca ma giocherete qui all'Ex Media 4 di Via Bassignano, quindi un ambiente totalmente diverso e un, diciamo, rettangolo di gioco totalmente diverso, che può essere un'insidia. Sì, sicuramente il palazzetto per i suoi grandi spazi può creare difficoltà a tante squadre che non sono abituate a giocare nel grande, però la palestra sarà la media 4, dobbiamo giocarci e quindi sicuramente dobbiamo dare il meglio di noi stessi per portare a casa la vittoria. Asti viene da due partite, da due sconfitte, quindi sicuramente verrà qua col dente avvelenato per cercare di portare punti a casa. Noi dobbiamo fare attenzione a non montarci la testa dopo queste due vittorie, ma pensare a esprimere il nostro miglior gioco e portare a casa tutta la posta in palio. Ecco, ci dicevi fuori onda, questa è una palestra che tu conosci bene da tempo perché ci hai giocato, ecco, che tipo di
di differenze vedi proprio rispetto al Palermo Banca, a parte gli spazi ampi, che beh, quello è palese, però proprio come tipo di terreno di gioco, diciamo così? Beh, sicuramente è più, il fondo è più duro e le ginocchia ne sento. Io ci ho giocato una quindicina di anni fa, ma gli anni ora si sentono. E sicuramente ci sono più punti di riferimento, cosa che al palazzetto mancano, ed è per questo che è difficile giocare al Palermo Banca. Ultima cosa, proprio su questa novità di giocare qui all'Ex Media 4, un lato positivo sarà che avrete il pubblico tutto concentrato, tutto attaccato praticamente al campo. Insomma, al Palermo Banca, se hai 400-500 persone, il palazzetto comunque è pieno di buchi vuoti, qui con 400 persone, no, diciamo, la tribuna sarà bella piena, quindi avrete un pubblico molto molto caldo e molto molto vicino. Sì, speriamo che tutta la palestra sia piena, per sentire anche un po' il tifo, che come dicevi al palazzetto si sente, ma è un po' dispersivo. Qua speriamo che sia bello caloroso e noi daremo il massimo per portare a casa i punti.